Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Oggi mi vedete così, non sarò strafiga, scusatemi il termine, ma sono una donna vera. Qui lo voglio sottolineare e cadranno dislike perché ormai è così quando si percepisce un po' di carattere al di là della videocamera arrivano i dislike, ma tutto fa brodo. Quindi grazie. Chi mi segue su Instagram sa già di cosa parlo, quindi sono ben fumina. Poiché non ho tempo, registro. Volevo registrare dopo l'ufficio, ma registro prima, poi andrò in ufficio perché tutti i lavori sono nobili, ma il mio lavoro è brutto nel senso che è molto amministrativo, però tratta temi anche particolari. Avendo una denuncia di infortunio che ci è stata comunicata oggi, visto che ci sono dei termini perentori per le aziende in base ai quali questa denuncia va trasmessa all'INAIL entro 48 ore, sanzione pecuniaria all'azienda che omette questo piccolo particolare. Sono 1.500 euro di sanzione. Poiché non ho tempo, faccio il video, vado poi in ufficio a espletare questa pratica. Chi ha seguito su Instagram le stories saprà già, ma è per ridimensionare un po' il discorso. Siamo tutte donne, mogli, madri, lavoratrici, youtuber, blogger, fashion blogger, abbiamo tutte mille problematiche, siamo casalinghe perché abbiamo anche le faccende da sbrigare quotidianamente. Io mi sono avvalsa in passato dell'aiuto di collaboratrici domestiche, ma erano soldi buttate, quindi faccio da sola quando posso. Quindi ho anche le classiche incombenze che avete tutte, che abbiamo tutte: lavare, stendere, fare la spesa, cucinare, riassettare e tutto il resto. A quelle youtubers che si credono le Madonne Immacolate, votate al sacrificio per pubblicare un video ogni morte di Papa, vorrei dire abbassate le ali perché c'è gente che ha più carico di voi, che non sta lì a elencare tutto il tempo che ha magari da dedicare ad altro. C'è gente che invece si rimbocca le maniche e in modo sostanzioso, in modo faticoso tutti i giorni senza starlo a sottolineare e a puntualizzare. Non sto a dire qui il mega pippone che ho fatto su Instagram, però ci sono certe cose che mi vanno giù male e quindi questa era una piccola premessa. Oggi il video voleva essere dedicato a quei prodotti del contorno occhi a cui ho focalizzato la mia attenzione in questo periodo e ve la faccio vedere così com'è molto genuinamente. Due prodotti dedicati al contorno occhi che ho in uso, che sto terminando. Vi lascerò eventualmente il link del video dove vi mostro i miei prodotti skincare finiti. Dei Laboratoire Hervin, questo contorno occhi crema antirughe Botolike, dermatologicamente testato con filtro solare, nickel tested. Non sono stati utilizzati parabeni, consistenza lattiginosa, molto soda, compatta, come posso dire, non è untuosa, non è neanche gelosa, è una bella consistenza che va subito a idratare il contorno occhi e lo sto terminando. Mi trovo molto bene, lo avevo reperito dalle profumerie Mariano. Sapete che le profumerie Mariano si sono specializzate nella vendita di prodotti che prima erano di esclusiva competenza delle farmacie. Sto parlando di Filorga, di
Eugenome, mi sembra, di SVR, insomma, tutti i marchi che prima, svizzeri per lo più, Ioma, che prima si recuperavano in farmacia e ora Maria no, li ha in vendita in esclusiva. Questo era un prodotto simile, lo ho in uso e mi sto trovando bene. Mi ha idratato, nutrito, senza ungerlo, perfetto da stendere nella zona oculare prima di andare a dare il correttore e creare tutti gli step per la base trucco, un buon prodotto. Un altro buon prodotto è questo di Bottega Verde, Hyaluron Plus. Questo ha l'SPF 15, non ve l'ho nominato nel video dei solari con SPF dei prodotti skincare con SPF perché appunto ne ho talmente tanti che poi ogni tanto mi soffermo e dico no, ma anche questo ha l'SPF. Anche questo del Boratua Ervena il filtro solare, però era forse indicato nella confezione che ho buttato, non c'è riferimento nel packaging. Questo invece è di Bottega Verde, sono 15 ml di prodotto, è una crema per il contorno occhi antirughe, effetto filler, con acido ialuronico ed estratti di fiori bianchi. SPF 15, vi dicevo, anche questo è un contorno occhi con cui mi sono trovata benissimo. È un prodotto sempre molto leggero, lattiginoso, ha una consistenza più fresca e diluita rispetto a questo precedente e mi sono trovata bene anche con questo prodotto. Non ho riscontrato un effetto filler tale da vedermi il contorno occhi più disteso, però ho sentito che mi hanno aiutato a tenere il contorno occhi ben idratato, non unto, piacevolmente idratato, nutrito, senza essere appesantito da quei contorno occhi che magari si preferisce utilizzare durante la sera. Di questo ve ne ho già parlato perché è sempre un contorno occhi protettivo con SPF 50 della linea Sanissime di Lirac. La particolarità di illuminare anche la zona del contorno occhi, la zona oculare. Questo siero in stick protettivo per gli occhi ha la funzione non solo di proteggere, ma vi avevo detto che illumina, ora non si vede, però ha questo effetto luminoso nella zona oculare, nella zona proprio dove voi lo andate a passare e io lo uso sia nella parte alta, sopraccigliare, sia nella parte inferiore. Mi trovo benissimo, è un prodotto che porterò in uso fino alla fine, anche nel periodo invernale. E di questo prodotto di Labcare vi avevo parlato recentemente, ho scoperto che ha una consistenza gel molto leggera. Io lo volevo utilizzare nel periodo notturno come trattamento, invece vedete è molto molto fresco, una texture leggerissima, acquosa, molto molto idratante. Sento come se fosse ricco di acido ialuronico perché ha proprio quella sensazione sticky, quell'effetto sticky che si ritrova in molti sieri e quindi lo utilizzerò di giorno. Per la notte sto usando invece questo siero superfood Eclaircissant pour les yeux. Questo siero alla melograna è vegano, 100% naturale,
con olio di mandorle dolci, olio di oliva, ma la calendula, olio, semi di girasole, estratti del frutto del melograno. Questo siero, questo estratto di melograno è ricco di antiossidanti attivi che addolciscono e illuminano la pelle per una tinta, per una pelle più radiosa. Lo sto utilizzando in queste notti, in queste sere, e mi piace molto perché, eccolo qua, ha il suo bellissimo contagocce. Lo vado a spalmare nella zona appunto degli occhi dopo che ho fatto la mia detersione serale, penetra subito, non unge, lo va proprio a idratare, una bella sensazione piacevole e ho deciso di mettere in uso combinato questo Sien Nature di Lidl, questo prodotto che era uscito nella edizione limitata dedicata alla melagrana e alle bacche di Goji. Questo è molto corposo, non voglio dire corposo. Allora, la texture di questo contorno occhi è adatta sia al giorno che alla sera. Io preferisco utilizzarla in combo con questo siero perché, essendo tutti e due agli estratti di melagrana ed essendo l'olio più un trattamento riservato alla sera per evitare di andare in ufficio con le padelle di unto sotto agli occhi, li uso la sera. Però è un contorno occhi, secondo me, adatto alle 35enni, ha un potere maggiorato rispetto a quello in gamma permanente della Sien che io anni fa avevo bocciato perché per me over 45 era acqua fresca, era idratare senza avere una funzione invece nutritiva profonda, distensiva. Questo invece ha una marcia in più, non è a dei livelli di eccellenza, però è un buon prodotto. Credo di riuscire a terminare con l'arrivo dell'imminente autunno questa crema con avocado di Kiehl's, la famosa cremina in pottino. E c'è anche il vicino a rompere, ormai è finita. Questa è proprio una maschera. Quando sento la pelle tirare una o due volte a settimana, do lui come impacco. Va proprio a creare un riequilibrio della zona, del contorno occhi. Va proprio a nutrire, penetra dentro ogni singola ruga di espressione, le zampe di gallina, i segni del tempo, naviga al loro interno cercando di riequilibrare il tutto. I prodotti di Kiehl's sono eccezionali, non hanno bisogno di presentazioni e questa consistenza burrosa è molto, vedete? Fa quasi scia, ma perché anche col massaggio riuscite a farlo penetrare ben bene all'interno della vostra epidermide e io in questo mi sono aiutata con il dispositivo che mi era stato inviato da Francesca di MySnap. Vi avevo parlato di questo massaggiatore occhi che ha la funzione proprio di andare a far penetrare meglio le creme che voi date e io ho trovato molto utile lui quando devo andare a stendere un prodotto come questo di Kiehl's. La vibrazione che c'è all'interno. Questo è un dispositivo che ha non solo la vibrazione incorporata, ha
anche una luce rossa e questa temperatura dai 37 ai 42 gradi. La funzione che per me, su di me, ha avuto maggior riscontro e maggior risultato è stata sicuramente la parte della vibrazione. Io utilizzo questo dispositivo prima di coricarmi, al mattino non l'ho mai utilizzato per mancanza di tempo, visto che non ho tempo. Dopo aver dato la crema, quando sono in totale relax, passo lui a occhi chiusi, anche perché questa vibrazione, questo massaggio sembra arrivarvi anche alla corteccia cerebrale e crea proprio un rilassamento generale. La funzione della vibrazione è quella che mi è piaciuta di più, perché è quella che riesce a micro localizzare il massaggio e l'effettivo interessamento della zona, di far penetrare le sostanze, i principi attivi contenuti all'interno delle creme poi destinate alla nostra tipologia, alla nostra fattispecie. E la luce rossa invece ha la funzione di rigenerare il collagene, quindi attenuare le rughe di espressione. Vi ripeto, anche la funzione del caldo io non l'ho utilizzata proprio perché mal si sposava col periodo, le temperature esterne molto calde mi facevano proprio allontanare tutto ciò che caldo avesse, persino nel nome, figuriamoci poi fisicamente, effettivamente con un qualcosa che va a contatto della pelle. So che viene utilizzato in molti centri estetici, un'accortezza. Ovviamente se siete in gravidanza, se avete pacemaker, è sconsigliato. Ci sono degli step da seguire, delle dinamiche, per dire il massaggio va effettuato dall'interno verso l'esterno, nella parte alta, non nella zona palpebrale. Va usata con moderazione, soprattutto nei primi tempi, per vedere la reazione del dispositivo sulla vostra pelle, che tipo di reazione ha la pelle, e non eccedere. Ecco, non è che io mi sono sparata la luce calda a 42 gradi, è una cosa graduale che va fatta col tempo, però sono sempre quei dispositivi che possono aiutare. Io ho riscontrato un beneficio soprattutto con queste creme più corpose, che sono dei veri e propri burri, come vedete. Sicuramente un prodotto del genere, e lo accendiamo sui 37 gradi, va a far penetrare, vedete? Si sente forse la vibrazione, il prodotto in modo microlocalizzato, profondo, efficace. Io ripeto, è una sensazione piacevole, già questo rumorino poi ha proprio l'effetto distensivo, vi sentite che il dispositivo vi solleva e va ad appiattire. Io noto una notevole sensazione di pelle finissima, come se fosse una filigrana, come se fosse un foglio di carta di riso. Vabbè, ho anche un contorno occhi di una over 45, però insomma sono abbastanza soddisfatta. Se non lo sottoponessi a tutte le mie espressioni facciali e visive, a rigor di cronaca, e sapete che io sono precisa, vi devo dire che una di voi mi ha detto di porre attenzione anche a questo dispositivo, perché sulla sua diretta esperienza personale ha avuto delle problematiche. Lei ovviamente non ha utilizzato questo dispositivo, ma lo ha utilizzato in un centro estetico, e mi dice che
ha avuto dei problemi per quanto riguarda, voglio dire, di stare attenta, di non utilizzarlo ad alte temperature, perché la zona è dotata di vasi capillari che possono eventualmente spezzarsi. È quello che vi dicevo anch'io, di fare gli step in modo graduale. So che ci sono altri dispositivi anche con luce fredda. Tra l'altro, in questi giorni ho visto che su Look Fantastico un prodotto del genere costa sui 219 euro e qui si aggira invece su un prezzo di 29 euro. Anche la nostra amica ci consigliava di fare attenzione se si sente pizzicare, se si avverte una sensazione o una reazione. Mi raccomando, inizialmente usate con prudenza, come si fa con tutto, con qualsiasi dispositivo, con qualsiasi crema che può creare reazione. Anche quando si fa la tinta per i capelli si suggerisce di provarla dietro all'orecchio per vedere che tipo di reazione può insorgere. Personalmente, utilizzata nel modo come l'ho utilizzata io con la vibrazione, è un prodotto che aiuta, lavora in combo, quindi ha questa funzione di alleato per la cura, diciamo, delle rughe, più che altro come aiuto nel far meglio penetrare determinate texture, determinate consistenze nel contorno occhi. E vi ripeto, l'ho trovato eccezionale in combo con questo prodotto, che è un prodotto corposo adatto alle over 45. Un prodotto del genere su ragazze giovani, ma anche le trentenni, secondo me è eccessivo. Spero di avervi interessato anche oggi. È stato un po' un video così. Ora scappo in ufficio, noi ci vediamo sicuramente stasera, perché monterò il video tardissimo, quindi questa volta vi auguro la buonanotte. Ciao, baci!